Sabato racconta la storia, venerdì 27 novembre 2020. Mi sentivo un po' in prigione. Sto ascoltando il nuovo di CPM. Forse da domani, sabato 28, posso riprendere i bus sopra qui indicati, 58, 76. Eccoli qua, che si vedono bene. I bus, e vado esattamente in Piazza del Duomo, vado a Piazza Gaulenti, visito tutta la mia grande Milano, che è vastissima. Mi sentivo in prigione, in questo luogo dove ero sempre a Baggio, eppure sebbene la zona dove abita sia grandissima, io amo a vedere altri panorami, altre visioni ottiche della città. Ora sono alla fermata del bus, piovigina, sta bene, e devo dire che il mio assenso dal girovagare domani riprendo con lo stesso abbonamento a Viaggiare in Metropolitana, se stasera danno il via alla zona arancione per domani 28 agosto 2020. Io mi ritrovo adesso in questo momento a meditare che questi 15 giorni non sono stati veramente male. Ho vissuto alle cave di Baggio e devo dire che mi verrebbe molto molto tristezza a vivere in un paesino con poche case. Mi piacerebbe solo come weekend, come fine settimana o come senso di andare ogni tanto, ma non vivere per sempre, perché sono abituato a vedere altrove le mie immagini visive di un luogo illuminato come questa bella via, e in un paesino, veramente in un borgo, non riuscirei ad abitare, veramente. Meno male che non ho preso la residenza altrove e la mantengo nella mia città, dove io mi trovo bene, questa bella Milano. Domani posso andare in Aviglie di Porta Genova, però ognuno nella vita sceglie quello che gli piace fare, anche dipende molto dall'abitudine che è nato, dal luogo, dall'habitat dove è nato da bambino. Io purtroppo non riesco, sono un altro genere di persone, ammiro coloro che stanno in casa, che abitano lo stesso luogo, vanno avanti e indietro tutti i giorni la stessa strada. Io non uscirei, per me quel senso lì è prigione, anzi mi sento più meno in prigione che fantasticare con i quadri. Adesso sto andando in un altro bel parco qua vicino, dove c'è tranquillità. Quanti negozi qui a Milano ci sono da vedere, da visitare. Ora da solo entro in questo parco serale, dove posso pensare e riflettere che la vita è un continuo cambiamento, un mutamento, soprattutto in questi giorni, ma l'importante è esistere in altri mondi. Aldo.